Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte, a tutti. Allora, nuovo video, recensione di un fondotinta della Essence. Oggi io voglio fare questa recensione. Allora, premetto che mi avete già truccata perché oggi sono uscita di fretta. E quindi niente, già arriviamo al punto perché sennò qua mi perdo. Allora, mi sono già truccata e tutto. Poi sono uscita e rieccomi qua a casa. Allora, prima di tutto questo è Stay Matte Essence Stay All Day 16 ore Long Lasting fondotinta 30 Soft Scent. Vabbè, non so, vabbè. Comunque questo fondotinta qui, come potete ben vedere, allora, ha il tappo dosatore. All'inizio non credevo che ce l'avesse perché l'ho acquistato credendo che avesse un tappo dosatore. Invece ha fatto tutto un pastrocchio, per fortuna è andato bene perché poteva anche romperlo, ma non l'ho rotto. Comunque andiamo al succo, alla ciccia. Allora, questo fondotinta l'ho steso con la Beauty Blender, ma con la Beauty Blender, per carità di Dio, no, non è fattibile. L'ho steso con questo, aspettate se riesco a prenderlo, con questo qua, questo pennello, e si stende alla perfezione. Ora qua non so cosa voi possiate vedere, ma lo vedo completamente bello, perfetto, a posto. Allora, premetto che non lo tengo più di tante ore perché è la prima volta e la seconda volta che provo. La prima l'ho provato quando sono uscita per andare a fare qualche vlog, che poi alla fine non sono riuscita a caricarlo, ma vabbè, dettagli. Poi la seconda è questa di oggi, che sono provata, mi sono riprovata a ritruccarmi, lo sto ritestando da capo di nuovo perché non ho avuto ancora modo di capire bene se regge o non regge il fondotinta, e secondo me regge un pochettino. Non lo tengo più di tanto perché tanto non ha senso, dopo un po' mi scoccio anche io e preferisco toglierlo e ristruccarmi bene. Comunque ci ho messo sopra un po' di come si dice, di bronzer, di terra della Rimmel, che serve questa qua, questa, vedete? Sì, che tra l'altro la sto finendo, la devo riacquistare. E sopra poi ci ho messo un po' di blush, dove sei? Questo qua, questo blush della Rimmel, insieme dopo sopra di questo, top, non è male per niente. Quindi questo direi, poi direte perché lo stai così agitando fino all'eccesso, per farvi capire che mi piace un botto. E al tap dosatore, al pump dosatore, si stende. Allora, la textura è morbida, è buona, è setosa e ha una cremosità pazzesca. Adesso ve lo faccio vedere, aspettate se riesco. Allora, eccolo qua, lo appoggio da qualche parte, vediamo quanto c'è di prodotto. 12 mesi di PAO per 30 ml di prodotto, vedete, 30 ml, non si vedrà mai, ma ve lo dico io. Allora, intanto qui mi hanno messo solo un pump, ma vi dico già che, ecco qua, che niente, che praticamente dopo ho messo il pennello qua, l'ho già messo a posto. Comunque, questa è la texture, si stende in maniera perfetta e omogenea. Quindi non vedo perché comprare altri tipi di fondotinta, che vabbè, io li comprerò altri in seguito, ma non subito. Intanto con questo già mi sto trovando benissimo, vedete come si stende subito. Vabbè, io adesso ho fatto col pennello, però anche col fondotinta, anche con la Beauty Blender non è male per niente. Vedete che bello colorito, e va bene per la mia pelle, vedete qua. Sì, sembra che fa effetto glossy, glossato. Un effetto bello luminoso per la mia pelle, io che la pelle secca va benissimo. E niente, questo è il fondotinta in sé, vedete che bello, che bellissimo, mi piace, bellissimo, non è solo bellissimo, è anche bello cremoso e si stende bene sul mio viso, molto buono, sì.
Allora, aspettate un secondo, che mi devo pulire assolutamente. Adesso lo rimetto qua. E niente, quanto le do di voto? Allora, per il momento come voto le do un 11-12. Direi più 12 che 11, perché è buono e fa il suo bel lavoretto. Mi piace come mi copre bene tutte le occhiaie che ho, ovviamente. E soprattutto mi copre bene tutte le discromie che ho del viso, compreso i peli che ovviamente mi si vedono in eccesso, ma va bene così, dettagli. E quindi che dire, tutto sommato, mi piace come texture e mi piace soprattutto come si performa sul mio viso. Top, fantastico, mi piace. Non so altro cosa dire, mi piace e basta così. Quindi non è male per niente, dai ragazze. Come fondotinta credevo fosse una stupidata, ovvero che fosse un pessimo fondotinta, invece no, la Essence. Veramente brava Essence, fai veramente degli ottimi fondotinta. Non sempre avrei comprato Essence, ma questa volta Essence si è veramente superata. Mi è piaciuta molto. Sì, non dovrei dire così, ma mi piace, dico così. È superata, ragazzi miei. Non c'è nulla da fare. Essence top. Quindi, se vi va. Allora, io l'ho acquistata a sapone e profumi, però lo potete reperire anche da Tigotà, acqua e sapone, non so altro dove, non ho idea. Da Douglas anche volendo, sì, penso che da Douglas ci sia senz'altro. E niente, quindi top come fondotinta, si stende bene, si omogeneizza, come si può dire, si omogenea bene con la pelle, quindi non male, vedete anche qui. Che mi ha coperto almeno quel poco che poteva proteggere, perché poteva coprirmi, volevo dire. Non è male, però vabbè, io non pretendo che sia un mascherone il fondotinta, perché io odio i mascheroni. All'inizio no, mi piacevano i mascheroni, ma adesso ne vorrei fare a meno dei mascheroni. Mi sto già impappinando, ma mi tagli. Ah, se vedete che ho le ciglia più lunghe, non ho messo mascara né niente, ho solo coperto col correttore e il fondotinta. Ah, col correttore ed è della L'Oreal Infallibile, sarebbe questo 327 cashmere, vedete? E non è male per niente anche questo, però io parlo di questo adesso, sto parlando e direi che è veramente top, mi piace davvero tanto. Già. Quindi niente ragazze, se questo lo vedete da qualche parte ve lo consiglio perché è strabuono. Già, niente. È valido, come prodotto devo dire la verità, è veramente valido. Già. Niente ragazzi, io lo rimetto a posto prima che mi cade perché è in vetro e lo rimetto nella sua pochettina. Niente, basta ragazzi, questo era tutto. E, se vi va mettete un bel like al video e anzi mettetelo così mi fate crescere su YouTube. Grazie di cuore. Per favore, non vi costa nulla, non siate stitiche a mettere like, non abbiate timore a mettere like e soprattutto fammi sapere la vostra onesta opinione su il fondotinta, che tipo di pelle avete. Io ce l'ho secca, tenete il misto, secca secca. Quindi fatemi sapere, non siate stitiche sia con i like che con i commenti, fatemi sapere realmente cosa ne pensate del fondotinta, se l'avete mai provato, come vi ci siete trovati e via discorrendo, ok? Via dicendo. Nulla ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!